Allora, Matteo, vabbè, tu non hai figli adolescenti, io sì. Ho una figlia che sta sfacciando. Okay. Comunque, se vuoi farti guardare con odio, ok, io questa cosa l'ho già sperimentata, proporre, ma anche in leggerezza questa cosa. Proviamo a stare un giorno senza smartphone. Già. Sì, no, cioè, odio, rabbia, panico, timore, paura. Allora, vabbè, esperimento che, insomma, in questi anni qualche volta è stato proposto, soprattutto da delle scuole, come attività collettiva, no? Proviamo a stare un giorno, una settimana, per vedere anche di riacquisire certe competenze. Insomma, discorsi che abbiamo fatto anche tante volte. Il passo successivo, e attenzione perché qui chiamo in causa noi genitori, è quello di provare a disconnettersi tutti insieme. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia prova a prendersi un piccolo spazio anche, non è che devi tornare al medioevo, cioè ti prendi un giorno, ti prendi un weekend, dove provi a spegnere o comunque a limitare l'uso dello smartphone. Questa cosa è fortemente sostenuta dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, che proprio per sabato prossimo, l'11 maggio, a Corinaldo, siamo in provincia di Ancona, ha promosso un giorno senza smartphone, questo Disconnect Day, quindi una giornata di sperimentazione, diciamo, e di consapevolezza. Ne parliamo con Giuseppe Lavegna, che è psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'associazione di TEM. Ciao Giuseppe, ben ritrovato qui ai Padri Eterni. Buona domenica. Ciao Giuseppe. Vabbè, tu vuoi metterci in crisi, cioè vuoi mettere in crisi noi padri, vero? Costretti a suggerire ai nostri figli di spegnere il cellulare per un giorno. Come si fa? Si fa dando il buon esempio. Ecco, per esempio, una cosa interessante potrebbe essere portare i nostri figli. Io porterò i miei in questo primo esperimento, io lo chiamo così, un primo esperimento sociale anche, perché molto spesso si parla di tecnologia, di nomofobia, questo coinvolgimento con lo smartphone come qualcosa che è collegato solo ai ragazzi. Invece qui noi genitori possiamo essere quelli che coinvolgiamo i nostri figli in questa attività. E in questa attività è divertente, perché all'entrata della città di Corinaldo, di un borgo antico, verranno sequestrati i cellulari, okay, di tutta la famiglia. Ma infatti, vedi Giuseppe, la questione critica qui è che tu come dire, ci costringi, ci parli proprio di dover dare il buon esempio. Questo ci dice che in realtà questa specie di comportamento ossessivo che abbiamo spesso nei confronti degli smartphone e come dire, che attribuiamo spesso ai nostri figli, in realtà riguarda noi per primi, noi adulti. Assolutamente, siamo noi che dovremmo dare il buon esempio. In realtà noi siamo iper coinvolti. Noi qualche mese fa abbiamo portato avanti una ricerca, un'indagine, abbiamo chiesto ai nostri figli, ai figli, ai ragazzi, qual è la risposta che si sentono dare di più dai genitori quando i genitori sono attaccati al cellulare. La conosco. E la risposta la sai, qual è? Un attimo. Bravissimo, la risposta è proprio questa. Allora, quando si sentono sempre dire un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, che messaggio stiamo passando noi a questi figli? Noi usiamo molto male la tecnologia, noi siamo dei veri tardivi digitali, cioè siamo arrivati tardi, la utilizziamo male e poi pretendiamo di dare buoni consigli. Ecco, in realtà dovremmo prendere prima di tutto noi consapevolezza che questa tecnologia è molto affascinante, ci coinvolge, quindi anche dei rischi. Sabato cosa succederà? Quindi alle porte del paese, del borgo, verranno sequestrati i dispositivi e dopo noia per tutti? No, dopo ci saranno un sacco di attività da 0 a 99 anni. Abbiamo attività sul corpo, per riscoprire il corpo, che è quello che manca, no? Quando si ha a che fare con la tecnologia. Lavoreremo sulle emozioni, ci sarà un mago che cercherà di far vedere, in realtà è un ingegnere informatico, che cercherà di far vedere come si può conoscere il passato, il presente e a volte il futuro di tutti noi. In realtà poi il trucchetto è semplice: un mago informatico andrà a verificare le informazioni sui social, uh-huh, e in tempo reale darà le informazioni di cosa ci piace mangiare, dove ci piace andare in vacanza, cioè proprio per far passare il messaggio che tutto quello che noi facciamo in rete poi rimane e resta indelebile e tutti possono conoscere parti di noi anche senza conoscerci.
Giuseppe, al di là di questo, di queste boccate di ossigeno vere e proprie, no? Dell'istituzione di giornate appositamente pensate per stare insieme senza appunto essere collegati, connessi per via telematica, ti chiedo realisticamente, tu credi che sia possibile oggi come oggi un downgrade, come si dice, cioè una riflessione seria sul come utilizzare meno o sul come utilizzare meglio gli strumenti digitali? Ma io penso che la tecnologia fa parte di noi e non si può cancellare, non si può tornare. Parlo proprio nella vita di tutti i giorni, al di là delle questioni professionali, naturalmente, insomma, che riguardano altri aspetti. Nella vita di tutti i giorni, nella comunicazione di tutti i giorni. C'è un paio d'ore di disconnessione al pomeriggio, sì. Tu ai nostri ragazzi, ai nostri figli, lo suggeriresti, per esempio? Ma non solo, io consiglierei di, ad esempio, durante i weekend si potrebbero... Tutti, ripeto, non solo i nostri ragazzi, ma in particolare i nostri ragazzi, ad esempio, disattivare le notifiche. Uh-huh. Perché le notifiche, soprattutto l'utilizzo della messaggistica dei social, attiva quel meccanismo compulsivo che poi porta a meccanismi veri di dipendenza. Perché tutti noi, se arriva un messaggino, dopo un po' abbiamo voglia di andare a vedere cos'è, giusto? Immagino anche voi. Sì, anche voi. Assolutamente. Il meccanismo che è un meccanismo poi dopaminergico, no? Che è la stessa sostanza che si attiva, la dopamina, quando... utilizziamo anche una sostanza stupefacente, ecco, è lo stesso meccanismo, quindi, che innesca la compulsione e quindi poi la dipendenza. Quindi, per esempio, disattivare le notifiche e godersi il silenzio anche solo per un'ora potrebbe essere una buona regola, come una buona regola che potremmo dare ai nostri figli, dando anche sempre buon esempio, è quello di evitare la tecnologia a tavola. Diciamolo, che tristezza, lo dico insomma con grande rispetto, ma che fanno quelle famiglie al ristorante che tu le vedi in attesa, no? dei piatti, delle pietanze che hanno ordinato, tutti e quattro chini sullo smartphone invece che parlare fra di loro. È una cosa che ho sempre trovato veramente... Però ho scoperto che a volte sono i genitori che non ci vedono più, quindi fotografano il menù poi lo allargano. Può essere anche questo. O forse è la scusa che utilizzano per stare sui social a tavola. Beh, sì, a volte capita. È anche vero che è un modo per passarmi il termine, disattivare il figlio. Se io voglio cenare con mia moglie tranquilla, allora resetto mio figlio con uno smartphone, con uno schermo davanti, e io mi godo la serata o il pranzo o la cena. Ecco, noi dobbiamo pensare che i figli, come dire, hanno bisogno di noi, dobbiamo prenderci cura, ed è giusto anche prendersi cura quando sono a pranzo e cena e non c'è bisogno di disattivare perché lo schermo. E anche noi abbiamo bisogno di loro. Assolutamente. Assolutamente. Ringraziamo Giuseppe Lavegna, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. Ricordiamo dipendenze.com, il sito per raccogliere e trovare tutte le informazioni. Il Disconnect Day sarà sabato prossimo dalle 9 alle 19 a Corinaldo, in provincia di Ancona. Ciao e buona domenica. Grazie a te, Giuseppe. Grazie a tutti.